Siamo dentro la seconda A del Cassiano di Imola. Questo è il progetto Generazione Interculturale. Mi chiamo Lozzi. Bretta. Floriana. Mi chiamo Comba. Aida. Imad. Iva. Isabella. Alessia. Betty. Mary. Noemi. Sara. Simona. Giorgia. Elena. Younes. Istituto Paolini Cassiano. Generazione Interculturale. Tappa 1. La prima tappa è stata caratterizzata dal fatto che abbiamo cercato di capire soprattutto il termine generazione interculturale. Nel primo incontro abbiamo parlato su cos'è secondo noi l'identità. Ognuno ha detto cosa voleva dire identità. C'è chi ha messo magari le caratteristiche fisiche, come chi ha messo comunque l'interiore di una persona, la provenienza, la cultura. Abbiamo parlato dell'identità e della discriminazione, se magari qualcuno da piccolo oppure anche adesso è stato discriminato. Una nostra compagna mi ha raccontato che e andava in giro per Ozzano col cricetto nella bicicletta e cioè veniva un po', cioè insomma, presa in giro così. Siamo arrivati alla conclusione che l'interculturalità è una parte di ogni identità di ogni uomo, quindi che lo voglia o meno, ogni uomo è interculturale perché il mondo è vario ed è globale. Paolini e Cassiano, generazione interculturale, tappa 2. Un'attività che mi è piaciuta particolarmente è stata quella che abbiamo fatto la seconda volta che ci siamo visti, ed è un giochino che si chiama Il piacere della compagnia. Siete a bordo del treno di Ermale Express per un viaggio di una settimana da Lisbona a Mosca. State viaggiando in uno scompartimento a cuccette che dovete condividere con altre persone. Dovevamo indicare i tre passeggeri con cui abbiamo accettato di viaggiare e i tre passeggeri con cui non avremmo mai voluto viaggiare. Allora, un soldato serbo dalla Bosnia, un grasso procuratore d'affari svizzero. No, lui no, puzza. Un rapper tedesco che vive in stile di vita. Il soldato serbo. Sì. Il rap tedesco e il suonatore cieco. Perché? Perché il soldato serbo, poverino, sta arrivando, cioè ha fatto una guerra e cioè mi dispiace. Il rap tedesco perché sarà carino. Il rapper perché mi piacciono i rapper. Poi la donna africana perché mi piace, mi piacciono. Poi uno studente che non vuole più tornare a casa, magari posso fargli cambiare idea. La donna che fa prostituta, l'ho scelta perché magari lei vuole capire il motivo perché è stata spinta di fare quel lavoro o per quel motivo, perché non tutti quelli che fanno il prostituto perché le scegliono. Tante donne sono rapite e costrette a fare le prostitute, vengono maltrattate, vengono picchiate, vengono tante cose, quindi cioè non c'è un pregiudizio quello che la gente sulla prostituta. Sì, io volevo stare con la prostituta perché alla fine è prostituta, però cioè la giudico come persona, non mi interessa che mestiere fa. No, mi porto lo zingaro perché non mi piacciono gli zingari. Il grasso svizzero perché no. Con la di skin perché è ubriaco, mi fa paura. Perché è ubriaco potrebbe sottrarmi, ho paura. Secondo me è stato interessante perché ho capito le opinioni delle mie amiche, cioè le opinioni che hanno su questi personaggi che sono stati elencati qui. Istituto Paolini Cassiano, generazione interculturale, tappa 3. Quattro gruppi, allora dobbiamo costruire un manuale. Dobbiamo fare un manuale per la discriminazione, per combatterla. Younes ci ha dato dei fogli dove aveva scritto dei punti da eseguire e ognuno di noi in piccoli gruppi abbiamo fatto delle storie. Cosa posso fare per evitare di giudicare una persona? Il titolo è Il viaggio dello straniero,
dobbiamo tipo presentare nel nostro manuale la conoscenza di un ragazzo straniero, il primo giudizio che abbiamo, gli aspetti negativi e positivi e come una persona, un ragazzo può gestirli. Questo è un manuale che praticamente raccoglie tutti i punti per i quali abbiamo discusso. Abbiamo parlato secondo noi di quali potevano essere 5 punti per combattere la discriminazione. Allora, la prima è non fermarsi all'apparenza. La seconda è non avere pregiudizi. La terza è instaurare un rapporto con la persona. La quarta è conoscere e capire la persona e l'ultima è giudicare sempre per il carattere della persona. Abbiamo parlato della discriminazione che in ogni parte del mondo c'è e ci sarà per sempre, ma comunque da questa esperienza abbiamo capito che bisogna guardare il soggetto, il comportamento del soggetto, ma non la provenienza. Discriminare è un limite perché impedisce agli altri di conoscere nuove persone, nuovi modi e anche nuovi modi di pensare. Paolini Cassiano, generazione interculturale. Stop. Quattro. L'altra volta più che altro qui noi abbiamo parlato di un luogo particolare di Imola. Abbiamo anche discusso sui luoghi che secondo noi erano più frequentati da extracomunitari. Quali luoghi della città sono più rappresentativi dell'intercultura, cioè quali luoghi dove c'è un misto, dove c'è un po' di diversità in questi luoghi? Praticamente abbiamo valutato che i luoghi più frequentati sono tipo la stazione o il Conad. Perché crediamo che la stazione di Imola sia cioè un ambiente un po' strano dal punto di vista... No. Un po' malfamato. Ma perché? Cioè, lo conosci con la Imola? No, anche io vorrei fare il anche le separate. Stiamo parlando della Conad di Imola. Abbiamo detto che ci sono delle persone pericolose e... un posto frequentato da tossicodipendenti e anche da alcolisti. Ci vanno pochi ragazzi perché hanno paura. Stiamo facendo un testo per il nostro manuale e stiamo descrivendo il parco alle collinette in via Guicciardini vicino al Paolini. Abbiamo detto gli aspetti positivi e negativi. L'aspetto positivo che di giorno è un bel posto, di giorno ci sono e tu è tranquilla, invece di sera c'è gente tipo come drogati, tipo immigrati vanno lì. Ed è molto pericoloso. L'aspetto negativo di questo parco è che di sera diciamo diventa un posto pericoloso da frequentare perché ci sono delle persone che usano stupefacenti oppure bevono, perché tipo di mattina se torni lì si trovano le bottiglie oppure si trovano le siringhe. Comunque vedi una realtà veramente brutta rispetto alla realtà di tutti i giorni. Stiamo parlando di cosa e come si può fare per evitare situazioni pericolose, evitare i ghetti, oppure anche altri posti mettere più controllo, mettere un po' più di casomai tagliare anche un po' gli alberi così se nascondono di meno. Sì, perché una proposta sarebbe mettere più luci, perché ci sono pochissime luci in quel parco. Istituto Paolini Cassiano, classe seconda A, tappa 5. Oggi discutiamo un po' sul senso di questa esperienza, ovviamente. Cioè, partiamo da secondo voi se è servita. Cos'è che può essere migliorato? Cioè, questa esperienza mi è piaciuta molto, però molte cose diciamo si sapevano già, però magari nella vita quotidiana non ci facevamo caso. Magari in certe famiglie senti parlare in casa, magari gli stranieri in quella casa lì ne parlano male, quindi sei abituato a sentire cose comunque brutte, invece magari con questo progetto incomincia a sentire cose migliori e può servire. Ci servono nella vita queste cose, anche se noi sappiamo queste cose, però parlarne aiuta. Sì, aiuta. Cioè, per me è servito un po' che la classe, cioè,
ascoltasse le opinioni degli altri, cosa ne pensasse di queste cose. Secondo me è stato molto utile anche per conoscere meglio e in modo più approfondito anche cose che comunque si sapevano già. Comunque la teoria è facile da sapere, è quando uno deve mettere in pratica la teoria che ha delle difficoltà, secondo me, perché magari anch'io posso dire: ah sì, secondo me le persone extracomunitarie vanno bene, si vengono qua in Italia, però quando magari uno si trova davanti degli atteggiamenti diversi dal nostro modo di vivere, diciamo, da noi italiani, ci troviamo magari davanti delle difficoltà, vabbè, delle cose che non riusciamo ad accettare proprio perché non è la nostra cultura. Però non lo facciamo perché ce l'abbiamo con loro, lo facciamo più perché la nostra cultura magari certe cose non le concepisce, capito? Non è detto che dobbiamo avere la stessa cultura per convivere, questo è il punto, perché comunque per cultura puoi intendere tante cose. Se io mangio altre cose, tu mangi altre, non pensi che questo ti cambia per di tanto per rapportarti con me. Ti interessa più il fatto di avere un rapporto con me e di riuscire comunque, esatto, a convivere tranquillamente, con rispetto, con tutti i principi fondamentali ovviamente di questa società.